Salutiamo allora mister Danilo Ruffini in collegamento con noi, ben ritrovato, mister ovviamente allenatore del Brindisi. Buonasera a tutti, grazie. Ciao mister, buonasera, ben ritrovato. Come va? Tutto bene, a te come va? Un piacere risentirti, Fabrizio. Piacere anche nostro, possiamo già dire che ci vedremo e ci sentiremo spesso quest'anno perché seguiremo con grande attenzione il Brindisi Calcio. Posso chiederti, Danilo, il primo impatto, o anzi il secondo impatto con la panchina del Brindisi, perché tu avevi avuto già un mezzo approccio, c'era stata la presentazione 2 anni fa, poi non si fece nulla con un altro progetto sempre relativo al calcio brindisino, adesso invece su quella panchina ti sei seduto e sei pronto a iniziare il campionato. Diciamo che il secondo impatto è stato migliore del primo, perché il primo era stato anche un ottimo impatto, perché c'era stata una grande risposta da parte della gente, ricordo la presentazione, insomma ricordo l'entusiasmo, poi purtroppo per mille motivi non è andato in porto. Adesso invece finalmente la cosa si è riuscita a fare, ne sono felice, ne sono orgoglioso. Abbiamo iniziato il lavoro, quindi è partita l'avventura e adesso cerchiamo di gli stimoli miei sono quelli soliti, quindi quelli di voler far bene, di voler insomma riportare insieme a tutti, con il coinvolgimento di tutti, Brindisi insomma nel calcio che conta. Se riuscissi a farlo, per me sarebbe un motivo di grande orgoglio. E naturalmente farebbe un bene sia a livello personale mio per la mia carriera che per Brindisi, che dopo anni bui ritornerebbe a fare il calcio che le compete. Danilo, una valutazione su questa squadra, perché insomma dall'esterno oggettivamente appare una squadra forte, no? Per il campionato di promozione, il mercato è chiuso, alcuni giocatori li hai voluti tu, altri li hai già trovati quando hai firmato, ecco il tuo pensiero su questa squadra che è nata. Ma la squadra singolarmente ha delle ottime individualità, ha dei calciatori che come Tedesco, come Scarcella, come Di Giorgio, come Cordisco, che sono sicuramente di categoria superiore perché l'hanno dimostrato, ma ce ne sono altri, Junco, Procida e non voglio dimenticare nessuno, che comunque sono ragazzi di prospettiva. È normale che una cosa è avere giocatori bravi, è una cosa avere una squadra, no? Quindi noi non dobbiamo fare l'errore, no? Che fanno magari in altri posti di creare una accozzaglia di bravi giocatori singolarmente, che però non fanno una squadra. Io punto molto sul gruppo, quello che ho conquistato, quello che ho vinto in questi miei primi 6 anni da allenatore, ringraziando Dio tutti i positivi, l'ho vinto grazie al gruppo e non grazie alle individualità. Quindi il mio compito è quello innanzitutto di formare e amalgamare un gruppo di ragazzi e farli ragionare tutti come se fossero un'unica testa, dargli le direttive, dargli una mentalità vincente, che forse è quello, il lavoro più grande da fare, perché ho detto prima, tanti bravi giocatori, tanti giocatori che potenzialmente potrebbero fare categorie superiori, che se però non stanno in categorie superiori un motivo c'è, quindi il motivo è sicuramente nella mentalità. Certo. Quindi iniziare a lavorare in maniera professionistica, iniziare a lavorare come se non fossimo in promozione, ma come se fossimo in Lega Pro o in Serie D, e quindi cambio di metodologia di lavoro e il calcio che diventa professionismo, ecco, nonostante siamo in promozione. Danilo, un'altra cosa e poi ti lascio all'allenamento. Che situazione hai trovato, sinceramente? Perché è un dato di fatto che negli ultimi 2 anni il Brindisi non ha fatto bene, no? Sul piano sportivo. Tu sei un professionista, io ti conosco benissimo, al di là della categoria dicevi bene, mi piace lavorare da professionista con professionisti. Ecco, che situazione hai trovato? Ho trovato un gruppo di dirigenti con una grande voglia di fare bene, con un grande entusiasmo, un direttore sportivo come Manta, esperto della categoria, che è stata una cosa sono gli stimoli, l'entusiasmo, la voglia e magari anche le possibilità, una cosa è l'organizzazione, no? Quindi questo arriverà pian piano, diciamo la mentalità professionistica bisogna ricostruirla anche qui. Però ci sono tutti i presupposti per fare bene, la società al momento
non fa mancare nulla, sia a livello logistico che a livello di struttura, che a livello anche di materiale. Quindi diciamo che stiamo lavorando in maniera professionistica, la società sta cercando di darci tutto quello che è nelle possibilità per farci lavorare nella maniera giusta, e noi stiamo facendo il nostro lavoro, e al momento devo dire che sono soddisfatto di tutto e di tutti, perché le cose stanno procedendo per il verso giusto in ogni ambito, dal magazziniere al custode del campo, quindi questa è una cosa positiva. Adesso è normale che starà a noi con i risultati, le prestazioni e la serietà, la professionalità che porteremo in giro, perché comunque abbiamo sulla maglia un nome importante, e anche fuori dal campo dobbiamo dimostrare di essere tutti da Brindisi. Quindi starà a noi far riavvicinare magari la gente che giustamente, dopo le decisioni degli ultimi anni, è un po' scettica, però sono convinto che con il lavoro, con il sacrificio, con l'umiltà, la determinazione, come è sempre stato sia da giocatore che da allenatore, riuscirò insieme a tutti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. In bocca al lupo. Grazie a mister Danilo Ruffini, allenatore del Brindisi, in bocca al lupo anche da parte mia, e alla prossima. Grazie, vediamoci presto, dai, grazie. Ciao mister, grazie.